Come sempre io faccio iniziare questo nostro incontro a Patrizio Bertin, che ci dà il benvenuto. Saluto l'amico Simone. Bene Simone, siamo arrivati ormai al centro della campagna elettorale. Okay. Ogni candidato deve esprimere la sua visione di Padova, cosa intende fare, come intende farlo. È una città che sta soffrendo di una centralità che non gli è riconosciuta. Padova ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di essere attrattiva, ha bisogno di innovazione, anche questo padiglione dove siamo noi, questo è il padiglione dell'innovazione, ha bisogno di tante cose. Molto probabilmente c'è una carenza da parte della politica e un'attenzione particolare a quello che la città sta richiedendo. Quindi chiedo a te, come diciamo prima domanda, anzi vedete che è cambiato un po' lo spirito del dibattito elettorale, noi vogliamo che il candidato sindaco abbia la possibilità di parlare, di esprimersi e di spiegare qual è il suo programma e la sua visione di una città. Quindi ho riassunto un po' di domande che sono generiche, però sono l'esigenza di una città che vuole cambiare passo, una città che vuole esprimere le sue potenzialità, che ha bisogno di essere una città smart, una città che deve pensare alla destinazione e deve essere anche una città per tutte quelle che sono le sue eccellenze, ok? Diventare una città attrattiva. Noi vogliamo Padova una città attrattiva. Invece devo dirlo, insomma, sembra quasi che sia una città che respinge. Non possiamo permetterci questo. Le imprese che ci sono a Padova, che sono un numero importantissimo, ok, di imprese, ha bisogno di avere questa attrattività. Abbiamo una zona industriale che sta soffrendo, abbiamo un ingrosso Cina che sta facendo soffrire, abbiamo tante cose, ci vorrebbe una giornata di elencare un po' tutti quali sono le nostre esigenze, però insomma lo chiedo a te in poco tempo, cosa è la tua idea di una Padova. Grazie. Grazie. Grazie, sei anche il candidato più giovane, quindi insomma, ecco quindi... Prego, te la parola anche per presentarti, allora, per dire la tua parte. Ti ringrazio. Allora, io volevo ringraziare l'ASCOM per questa opportunità, un'opportunità per presentare il nostro programma 5 Stelle e per darmi l'opportunità anche per farmi conoscere anche a chi ancora non mi conosce. Io ho 41 anni, sono nato a Padova, ho studiato a Padova, mi sono laureato a Padova nel 2002. In lingue e letterature straniere, ho poi approfondito dei percorsi di specializzazione in antropologia e sono docente di antropologia della violenza e direttore generale di 4 scuole universitarie di mediazione linguistica. Quindi c'è un approccio per quanto mi riguarda quello che è il problema dell'uomo nella sua centralità a 360 gradi. Per quanto riguarda, io ringrazio lo spunto che mi ha dato il Presidente, perché io ho un sogno, quella di vedere Padova una piccola Vienna. Nel 2017 Padova viene stata giudicata come la città più bella e più vivibile in Europa. E questo è il mio sogno, creare una capitale del Nord-Est, creare un salotto. Questa è la mia visione di sogno centrale. Un salotto in cui se uno entra dentro casa mia, lo rispetta, è sicuro, è un ambiente conviviale, è un ambiente effervescente ed è questo il mio sogno attraverso tutta una serie di iniziative. Se uno entra dentro casa mia e sporca casa mia, io lo caccio fuori. Sono molto severo in questo ed è questa la linea dura che noi intenderemo procedere. Come? Giustamente si parlava prima del tessuto produttivo. Io voglio essere brutale. Voglio dare dei dati, perché leggiamo sui giornali molto spesso delle notizie e delle informazioni che non sempre rispecchiano la realtà e mascherano quello che è la vera condizione delle imprese venete. La BCE ha comunicato 2 giorni fa che il numero dei disoccupati deve essere raddoppiato, perché nel calcolo non è stato tenuto conto di quelli che non cercano più lavoro. Si parla che in Veneto la crescita avverrà nel 2028, fra 10 anni.
imprese di artigiani hanno avuto una diminuzione, una chiusura del 7,7%. Sto dando dati della CGA di Mestre. Allora, di fronte a questo scenario, io mi chiedo come possa un amministratore comunale non insediare immediatamente tutti i tavoli di concertazione con le associazioni di categoria. Diventa un obbligo. È da 2 anni che liberi professionisti, imprenditori, commercianti non vengono ricevuti dall'amministrazione comunale. Questo è una vergogna. In condizioni del genere si dovrebbero convocare riunioni settimanalmente e questo non viene fatto. Allora, il nostro modo di agire e di comunicare con queste realtà imprenditoriali si basa anche a quello che noi diciamo, per esempio, bilancio partecipato, che la gente forse non capisce. Spiego in 2 parole. Ci si siede intorno al tavolo e si dice: Borile, qua c'è bisogno di questo intervento, abbiamo bisogno di questi fondi. Ed è così che si costruisce assieme il rilancio della città, attraverso una partecipazione e una condivisione, cosa che ad oggi, di fronte a questi dati drammatici, noi non abbiamo avuto alcun tavolo di concertazione. Con le categorie produttive sono state abbandonate, non sono state ascoltate e in una situazione di decrescita economica come la nostra, questo è vergognoso. Simone, ti faccio una domanda. Un sindaco poi e la sua giunta e la sua amministrazione deve decidere dove mettere soldi e dove toglierli. Tu hai idea e che cosa, dove vorresti spostare da una parte o dall'altra i soldi? Certo. Allora, parlerei già con le attività produttive, visto che potrebbe essere eventualmente un primo capitolo. Noi nel nostro programma abbiamo inserito i famosi distretti produttivi, no? Che è proprio un programma del 5 Stelle che sosteniamo tra l'altro da anni e questo va fatto subito. Uno dice: il distretto produttivo cos'è? Beh, premesso che la Regione ha già avviato dei programmi di finanziamento per il distretto produttivo, quindi basta saper dialogare, non avere un'antitesi o delle rivalità politiche, come è successo, e quindi si può avviare anche questo tipo di accordo. Quindi distretti produttivi, l'America è già da 20 anni che li fa. E ci sono molti paesi europei che hanno già insediato questo tipo di programmazione. Distretti produttivi. Io devo incentivare anche ad aprire delle aziende, però dei piccoli esercizi. Allora vediamo di lavorare soprattutto sulle imposte. Evitiamo, per esempio, di attribuire o di dare delle imposte, io parlo imposta zero, per le nuove attività che vengono aperte per il primo anno, sgravi per il secondo e terzo. Molto spesso accade quando uno ha un'attività commerciale, passa il vigile, lo multa perché è irregolare. Allora, vedete, c'è una visione della gestione pubblica come se il comune dovesse in un qualche modo affossare, attaccare, cercare di fare cassa. Io voglio rigirare questo. Cioè, noi siamo al servizio delle attività produttive. C'è una visione completamente diversa di fare politica. Quindi, se io riscontro una irregolarità, magari procedo con un avviso. Guarda che se fra 15 giorni tu non ti posizioni regolarmente, sto parlando dell'insegna, sto parlando di qualsiasi cosa, può in un qualche modo essere violata, allora ti do 15 giorni di tempo, ripasso e dopo 15 giorni eventualmente allora dia la multa. Ma deve esserci prima la diffida, l'avviso, e poi la multa. Questo non avviene, ma perché c'è una gestione di fare cassa e di attaccare tutti i commercianti e le realtà. No, è il comune che deve essere a disposizione dei cittadini. Vogliamo parlare della tassa sui rifiuti, per esempio? Ci sono tasse dei rifiuti, ci sono degli esercizi che pagano più tassa di rifiuti che di locazione. Quindi vediamo di entrare subito a rivedere la tassa dei rifiuti e poi anche l'IMU sui capannoni. Scusatemi, io qui lo devo dire perché se noi prendiamo qualsiasi tipo di imprenditore che ha un capannone a Padova, vi faccio velocemente quella che è la distinzione: a Saonara paga 4.000 euro, a Padova ne paga quasi 30.000. Cioè, voi capite che c'è un divario che non può essere sostenuto. Quindi bisogna intervenire anche in questo. No a grandi centri di distribuzione. È vero, sono allettanti, diamo il figlio il posto di lavoro, ma sappiate che ad ogni posto che voi date lì, nella grande produzione, ne chiudono 4 di piccoli.
Mi corregga, Presidente, se sbaglio. Verità. Ecco, quindi io la questione la conosco, Padova la conosco, per me Padova non è la periferia di Cittadella, quindi voglio portare Padova al centro di quello che è il suo ruolo, della sua centralità, e quindi attivare tutti quei processi, se necessario, rivitalizzare anche il ruolo della Camera di Commercio. Noi siamo stati i primi eventualmente anche a dire perché la Camera di Commercio non si sposta dentro in fiera. Noi l'avevamo suggerito, diamo un ruolo anche, riconfiguriamo, attuiamo un piano strategico per la fiera. Questo non è ancora avvenuto. In centro a Padova, e non solo, ci sono tantissimi negozi che chiudono, negozi sfitti. Come risolviamo questa questione annosa? Ma dobbiamo rivitalizzare il centro. Ma lei si rende conto che l'unica proposta di rivitalizzazione in questi 2 anni da un punto di vista turistico-culturale è una mostra di dinosauri di plastica? Questa è stata l'unica impronta che noi abbiamo avuto in 2 anni. Un'università fondata nel 1222 con 65.000 studenti. Ma stiamo scherzando, dobbiamo creare degli hub innovativi. Per me il mio centro commerciale è il salone del centro e io devo portare la gente in centro. Ecco il mio discorso del salotto. Il salotto inteso anche come luogo comune, effervescente, di cultura, elegante. Io voglio una bella città che, come diceva il Presidente prima, deve riappropriarsi del suo ruolo centrale del Nord-Est. Padova, capitale del Nord-Est. Questione sicurezza, non posso non chiedertelo perché hai parlato del centro e c'è questa questione, certo. Poi anche profughi, sappiamo che è un'altra bella. Benissimo. Beh, questo è il mio cavallo di battaglia perché è una materia che conosco abbastanza bene. Allora, voi dovete sapere, vi faccio una piccola introduzione, non tutti sanno. L'anno scorso, ecco, sono entrati 180.000 immigrati, in Spagna 8.000. Allora, qualcuno pensa subito, chiunque, c'è qualcosa che non va, forse c'è interesse probabilmente a portare gli immigrati in Italia. Se ne abbiamo 180.000 e 8.000 in Spagna, chiunque pensa che ci sia qualcosa. Perché questi immigrati non vengono portati a Malta o non vengono portati al porto di Tunisi e invece vengono tutti presi e portati in Italia? Perché noi italiani siamo furbi. Noi riusciamo a creare comunque delle situazioni di vantaggio anche in questo senso. La spesa di gestione degli immigrati in Italia costa a tutti noi 5 miliardi all'anno. Vale a dire, un immigrato costa 1.085 euro al giorno, spesa pubblica. Quindi, di fronte a questo, l'immigrato, sappiate, prende da quelle che sono i fondi 35 euro al giorno, che va a pagare la cooperativa, va a pagare anche le strutture di accoglienza, costa 35 euro al giorno. Allora, se io devo gestire il fenomeno immigrato e ho capito che c'è un business in questo, io dico, io ho l'obbligo di dare a te 35 euro, ma tu immigrato comunque mi svolgi delle attività di volontariato e di pubblica utilità, perché io sono per l'etica del lavoro. Se tu lavori, non delinqui. Non le togli, perché questa è poi la domanda, ma non togliamo questo spazio poi anche al pensione, a quello che è uscito dal mondo del lavoro, il giovane che... Volontariato, pubblica utilità sto parlando, non sto parlando di contratti di lavoro, voglio evidenziarlo. Perché se tu mi lasci 5-6 mesi un immigrato lì, 1 anno, 2 anni senza fare niente, è chiaro che poi succede qualcosa. Però vedete, nella gestione, io ho fatto una cornice per farvi capire la questione. L'anno scorso, 2 anni fa, è venuto lo scandalo della Prandina, che poi ha generato tutto il caso di Bagnoli e di Cona. Il problema è che il sindaco ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Quindi il sindaco ha l'obbligo di intervenire personalmente in quella che è la gestione dei migranti. Non può disertare i tavoli. Non può rifiutarsi di indicare al prefetto dove mettere i migranti, perché era stato contattato, era stato chiamato a Venezia, perché è il prefetto di Venezia che decide sulla distribuzione regionale. Allora, nel momento in cui tu entri in collisione col prefetto, non li vuoi, perché magari sei in campagna elettorale da un'altra parte,
e poi ti arriva la stampa nazionale davanti alla brandina perché ti fa comodo passare in televisione, probabilmente c'è un piano strategico che non è quello di interesse della città, ma è quello probabilmente di acquisire visibilità. Io non li gestisco i migranti, li gestisci tu, prefetto, così poi io ti attacco. Questo è il piano che è successo. Un buon sindaco si assume le responsabilità, va dal prefetto e dico: li assumo io, li gestisco io con una micro accoglienza, ma non li tengo lì 10 ore al giorno perché costano tutti, cerco di utilizzarli in pubblica utilità. Piano strategico per Padova, qual è il tuo piano strategico per Padova? Rivitalizzare il commercio e dare soprattutto un nuovo volto alla città. Quindi parliamo anche di turismo culturale, ci sono dei luoghi a Padova che sono sconosciuti ai più dei padovani, ecco, apriamo i grandi eventi culturali, apriamo le grandi mostre, ci sono un'infinità di strutture che noi non conosciamo. Allora, e altre strutture in capo a privati che sono chiusi, vedi il Cinema Altino per esempio, vedi il Mignon. Allora convenzioniamoli, creiamo attività, creiamo interesse, coinvolgiamo l'università, coinvolgiamo le associazioni. Quando noi parliamo di gestione partecipata vuol dire che dobbiamo riunirci intorno a un tavolo e decidere strategicamente tutti assieme come rilanciare la città. Una cosa nuova che è già in procinto di fare per Padova e che non conosciamo? Allora, noi abbiamo presentato il programma, un programma di 100 punti, assolutamente. Quindi ci sono un'infinità di situazioni che noi, mi auguro anche con la prossima settimana, con i miei incontri, quello di promuovere ovviamente. Ed è quello sicuramente di creare dei grandi eventi, ed è quello di creare in fiera un app innovativo, di riaccendere i rapporti con tutte le associazioni di categoria, parlare con la fiera di Padova soprattutto, che è un volano economico strategico. La fiera e la Camera di Commercio, che devono avere, per quanto ci riguarda, un ruolo assolutamente primario. Ti chiedo una cosa, visto che ci siamo incontrati in un evento sportivo, per quanto riguarda le strutture sportive, come le vedi? Allora, quindi grandi opere. Si parla di ospedale, si parla di ospedale. Allora, voi dovete sapere che molte della vecchia struttura, le sale operatorie sono troppo piccole per le nuove tecnologie per la chirurgia. Noi stiamo perdendo delle eccellenze nel campo chirurgico, attenzione, perché l'ospedale attualmente, quello esistente, ha una morfologia che non consente più un determinato sviluppo. Noi abbiamo già investito 250 milioni lì. Si parla, Borile firmerà il nuovo ospedale. Borile, non si sta parlando di nuovo ospedale, si sta parlando di una dichiarazione di intenti. È da 20 anni che si parla di un nuovo ospedale e non c'è mai stato alcun progetto. L'unico progetto è stato commissionato all'università nel 2004 ed è lì in un cassetto. Sono passati anni del nuovo ospedale. Allora, se questo significa migliorare l'efficienza della sanità veneta, ben volentieri firmo la dichiarazione, ma sediamoci attorno ad un tavolo. Non c'è mai stato alcun incontro di progetto di nuovo ospedale, non è mai stata interpellata la categoria dei medici, né degli architetti, né degli urbanisti. C'è stato un congresso 2 giorni fa in cui lamentavano proprio questo. Quindi non è che una volta che si firma il documento parte il cantiere, non c'è nessun cantiere, si parla di dichiarazione di intenti, se questo servirà ovviamente a far partire finalmente, ad avere a Padova anche una sua eccellenza, una cittadella della ricerca universitaria, ben volentieri, attraverso quello che è un progetto sostenibile. Mi ha parlato anche di grandi opere per quanto riguarda lo stadio. Allora, noi abbiamo già 3 stadi, ma che cavolo è sta situazione di farne un quarto? Ma siamo impazziti. Il plebiscito, attenzione, è una struttura che è situata in un quartiere che da un punto di vista urbanistico non può essere convertito in uno stadio di calcio. Non può. Io quei 10 milioni là li metto nel sociale.
ci sono 10.000 famiglie a Padova che sono a rischio, 3.000 di anziani totalmente abbandonati. Potenziamo la rete sociale da questo punto di vista, uno, ed eventualmente sosteniamo anche tutte quelle realtà associative e sportive che sono state ignorate anche questo negli ultimi due anni. Parlo di pallavolo, parlo di rugby, parlo per esempio di pattinaggio. Io preferisco aprire palestre piuttosto che aprire centri commerciali. Nuove tecnologie, Movimento 5 Stelle le utilizza molto, secondo te come potrebbero servire per una nuova Padova? E c'è tutto un progetto anche di impresa 4.0, non voglio scendere adesso nello specifico, ma noi utilizziamo la tecnologia come azione, come anche informazione, come strumento di informazione e di servizi. La tecnologia va implementata, vanno aiutate tutte quelle strutture di cui hanno bisogno attraverso una regia che è quella della Camera di Commercio, ovviamente con i suoi progetti, con l'apertura di fondi europei. Quindi ben venga un'innovazione tecnologica, un hub innovativo con la partecipazione dell'Università e della Camera di Commercio. Allora Simone, a tutti ho chiesto, a tutti i candidati sindaci che sono stati fino adesso, qui in una parola la Padova che loro vogliono disegnare. Qual è la tua Padova? Ma Padova deve diventare una capitale del nord-est, Padova deve essere un salotto, deve riacquisire quella centralità di snodo commerciale, quel protagonismo culturale che in questi due anni, lo ricordo, non ha avuto. Quindi io voglio una città sicura, pulita, elegante, in cui una persona può scendere la sera, vedere attività commerciali, effervescenza, turismo, cultura, spettacoli, un salotto nelle piazze. Voglio una piccola Vienna. Patrizia? Sempre molto diretto e molto incisivo sulle tue dichiarazioni. Una domanda, un'ultima domanda volevo farti, visto che sei uno tra i più giovani candidati o il più giovane, vorrei capire la tua prospettiva di città verso i giovani. Cosa intendi dare ai giovani che vengono a Padova carichi di speranza, vengono a studiare a Padova, ok? E magari si fermano anche a Padova per sviluppare le loro idee imprenditoriali. Cosa possiamo fare per i giovani? Allora, io sono docente universitario, quindi io preparo i giovani, cerco di dare loro degli strumenti perché possano poi trovare e inserirsi nel mercato del lavoro. Nel momento in cui un giovane abbandona quello che è anche il tessuto da cui anche si è formato, è una sconfitta da parte nostra, perché abbiamo l'obbligo noi di creare tutte quelle condizioni, degli stimoli, ma anche dare loro un supporto, un aiuto. Parlavo anche per esempio del centro servizi, che non c'è a Padova, ed è da anni che si chiede un centro servizi. Creiamo, stimoliamo questi giovani a creare nuove attività, sosteniamoli, le associazioni, il comune devono aiutarli. Non ultimo, ricordiamo anche come ruolo delle associazioni culturali, associazioni sportive, per esempio, che oggi utilizzano strutture comunali pagando molto di più rispetto a due anni fa perché sono aumentati i canoni di locazione. Quindi incentiviamo, aiutiamo, rendiamoli protagonisti di questo rilancio. Quindi voglio che le associazioni e il comune diano delle opportunità di crescita, di unirsi e di creare dei progetti, e dobbiamo sostenerli in questo. Hai una ricetta anche per il centro dell'illegalità a Padova? E questo è il nostro punto, no? Questo è il nostro punto, il centro in Grosso Cina, ricordiamo il Sole 24 Ore, l'ha definito Padova una delle tre città del triangolo d'oro del mercato cinese. Milioni di IVA in evasa, prodotti contraffatti, lassismo delle istituzioni. Se qualcuno della tua categoria fa quelle cose qui, Patrizio, gli chiudono, gli revocano la licenza. Perché nel centro Cina no? Quindi noi assoluta battaglia al centro in Grosso Cina e a tutte quelle altre realtà presenti nel territorio, che non c'è solo il centro in Grosso Cina, ma ce ne sono altre, e dichiareremo guerra all'illegalità. Grazie mille. Grazie Simone, in bocca al lupo.